Ciao a tutti, sono Eli e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi del Dyson. Sì, l'ho comprato, ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato, quindi vi parlerò della mia personale esperienza e di come mi sono trovata appunto utilizzandolo. Ce l'ho da quasi un anno, quindi ho già avuto abbastanza a che fare con questo strumento, quindi vi spiegherò un po' come mi sono trovata. Farò vedere in che cosa consiste. Allora, questo è lui, ovviamente lo vedete senza testina perché ne ha di diversi tipi, adesso vi farò vedere. Dunque, c'è questa che è quella che semplicemente spara l'aria. Poi abbiamo quattro testine per i ricci, a seconda di quanto grandi vogliamo i nostri ricci. Come potete vedere, sono di dimensioni diverse, ce n'è una grande, una media e due più piccoline. Questo sarà a noi scegliere in base all'effetto che vogliamo ottenere. Poi abbiamo tre spazzole con effetti diversi. Allora, questa la consiglio a chi vuole farsi la frangia o comunque ai ciuffi. Questa può essere molto utile perché spazzola anche, oppure anche chi vuole farsi un effetto liscio con la spazzola, che è abituato magari a utilizzare il phon e la spazzola. Invece le altre due le consiglio semplicemente chi vuole dare un po' di movimento al capello. Vedete che ha un effetto arrotondato, quindi crea una parte un po' voluminosa del capello in caso vogliamo creare appunto delle parti più voluminose. Adesso vi farò vedere con una testina che cosa si può fare. Allora, prendo la testina semplicemente phon, quello che si fa è andarla ad agganciare. Vedete qui c'è questa levetta dove c'è aperto o chiuso, noi semplicemente andremo ad agganciarla e poi a chiuderla. Ecco, questo è l'effetto quando è appunto montato. Come potete vedere, adesso mi avvicino così è un po' più facile. Ci sono tre intensità di calore, quindi c'è l'azzurro che è l'intensità più bassa, quindi aria fredda, c'è un rosso che è l'intensità media e poi c'è un altro rosso che è l'intensità più calda. Quello che si può fare è anche scegliere la potenza proprio dell'aria, quindi anche qui ci sono tre diversi livelli e noi possiamo scegliere quello che preferiamo. Allora, adesso vi dico come mi sono trovata. Allora, io personalmente utilizzo sempre questo dove semplicemente vado ad asciugare i miei capelli e quindi dargli una prima asciugatura. Successivamente poi utilizzo questa spazzola per andare a pettinarli e quindi dare un po' di ordine ai miei capelli perché sono molto crespi, quindi devo assolutamente pettinarli quando mi faccio la piega. E infine scelgo sempre la testina più grande per farmi un bel riccio. Mi piace il riccio molto ampio, non i ricci stretti, quindi scelgo sempre quella di dimensioni più grandi. Vi faccio vedere, è molto semplice. Il nostro capello, come potete vedere, ci sono delle frecce perché andrà ad arrotolarsi sul nostro Dyson e quindi creerà l'effetto appunto onda. Quello che dobbiamo fare è semplicemente arrotolarlo, far partire il nostro phon. Adesso non lo faccio partire se non riuscite a sentirmi, e lui non farà altro. Voi potete semplicemente scendere con la mano e lui non farà altro che arrotolarsi da solo e creare questo effetto boccolo. Quindi devo dire super facile anche da utilizzare per chi non è un esperto con la piastra o altri strumenti per appunto creare ricci sui capelli. Devo dirvi che io lo utilizzo appunto da un anno, come vi dicevo già nell'intro, e in questo anno ho continuato a utilizzare esclusivamente lui, il phon l'ho completamente abbandonato. Questo per vari motivi. Il primo motivo è che specialmente la testina asciugante non mi danneggia i capelli, non me li brucia, anche se io avvicino la testina molto al capello, alla cute, sento che non c'è un calore o comunque una potenza così forte da andarmi a bruciare come invece il phon faceva, quindi danneggia molto meno i nostri capelli. Ovviamente io utilizzo sempre il termoprotettore, questo neanche a dirlo. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo è perché devo dire che ha molte possibilità di styling, appunto avendo tutte queste testine che ti permettono di scegliere quale forma dare ai tuoi capelli, anche per chi vuole cambiare spesso piega e magari per dire non ha il diffusore per i ricci o non ha la piastra per i lisci, questo è uno strumento che può, diciamo, svolgere a 360 gradi la funzione styling del nostro capello. Io mi faccio quasi sempre i boccoli perché io ho dei capelli abbastanza crespi che quindi quando faccio il liscio non tengono. Devo dire che ho provato a farmeli lisci con la spazzola che vi facevo vedere prima, questa, che in realtà la uso spesse volte anche solo per pettinarli, come vi dicevo, ma su questo ho delle perplessità, nel senso che
Il liscio non mi è mai rimasto così liscio, nonostante io procedessi con appunto questa spazzolina che in realtà dovrebbe creare un effetto super super liscio. Non è mai stato così, l'effetto era sempre vagamente gonfio, non proprio liscio come la piastra. Quindi questa è una criticità che io ho rilevato, ma sarà anche per la tipologia dei miei capelli che appunto sono crespi. E questo è il primo problema. Il secondo problema che ho riscontrato facendo i ricci con le varie testine, anche se io utilizzo quasi sempre, come vi dicevo, quella più grande perché voglio l'effetto più boccolo ampio, è quello che spesse volte devo ripassare più volte le ciocche. Che significa? Se noi andiamo ad arrotolare il nostro capello, anzi ce lo arrotola il Dyson da solo, sulla testina che crea i ricci, se non lasciamo abbastanza tempo il capello in posa, tra virgolette, quindi fermo su un punto, quando noi andiamo a rilasciare i capelli perché ha fatto tutto il boccolo non sarà così definito e tenderà a smontarsi. Quindi la criticità è che ovviamente ci va abbastanza tempo perché dovete permanere su una ciocca per qualche secondo nei vari punti, quindi nel momento in cui vi faccio un esempio, arrotolate così, non scendete subito velocemente, ma aspettate qualche secondo così e poi pian piano andate a scendere sempre lentamente, dando il tempo appunto al Dyson di scaldare a sufficienza la ciocca e di creare il riccio che appunto voi volete creare. Io ci metto circa 25-30 minuti per farmi tutta la testa. Quindi dovete farlo ovviamente se avete tempo, perché non è una cosa così immediata che vi permette di farlo appunto in un secondo, di lasciare la ciocca che è a posto. In generale devo dirvi però che vedo i miei capelli in questo anno che l'ho utilizzato molto più sani e meno sfibrati di come invece il phon me li danneggiava. Non uso neanche più la piastra e devo dire che anche questo sicuramente è un grosso vantaggio perché la piastra li danneggia un sacco. Sicuramente ve lo consiglio principalmente perché non rovina il vostro capello, quindi potete eliminare il phon e la piastra che li danneggiano un sacco. Chiaro, utilizzate sempre il termoprotettore. E poi secondo, potete avere in un solo strumento la possibilità di fare tutti i tipi di styling che volete per i vostri capelli. La perplessità è il prezzo, costa circa 500 euro. È una grande spesa, lo capisco, e io stessa ero un po' scioccata dal costo di questo strumento, però davvero, se pensate poi a quanto risparmiate in piastre, phon e vari trattamenti per ricostruire i vostri capelli, secondo me davvero ne vale la spesa. Bene, fatemi sapere se anche voi avete il Dyson e che cosa ne pensate. Se avete qualche domanda, scrivetemela nei commenti e ci vediamo presto. Un bacio, ciao!